Eccoci qui, ciao a tutti, da Mauro Valentini e da Andrea Balzani. Ciao a tutti. Ciao, pianista, scrittore, sto provando a fare, diciamo, una variazione su quello che già propongo sul canale, oltre a dei brani, vi porto anche degli autori, degli artisti, sia, insomma, musicisti che non. E oggi partiamo da lui. Parlaci un po' del tuo excursus, diciamo, biografico sui tuoi inizi, più che altro come musicista, e poi tratteremo in generale un po' tanti altri temi. Allora, intanto Mauro, grazie di avermi invitato, ti ringrazio molto. Sì, allora, guarda, i miei inizi sono stati, diciamo, in sordina, no? Perché ho cominciato, mi sono avvicinato alla musica che ero piccolo, avevo 5 anni, chiaramente strimpellando per gioco, come fanno tutti i bambini. Grazie poi a mia madre che era pittrice, che è pittrice e ci teneva sempre a farmi suonare uno strumento e quindi molto spesso mi metteva sempre dischi di musica classica in casa. Avevo poi dei piccoli strumenti, quali una tastiera, un pianino piccolo, i famosi toy piano che adesso stanno tornando molto in auge, dove mi divertivo a strimpellare le note. E poi è stato, diciamo, un po' in crescendo, con vari arresti nelle varie tappe d'età. Diciamo che l'inizio vero del percorso musicale ce l'ho avuto intorno ai 13 anni. Ai 13 anni, dopo finite le scuole medie, ho cominciato a prendere lo studio della musica, del pianoforte, seriamente. Ho cominciato poi anche con la chitarra, per esempio. Ho cominciato da piccolo suonando il flauto, ho suonato il flauto per tanti anni. Poi sono passato alle chitarre, a chitarra acustica, a chitarra elettrica e poi mi sono avvicinato definitivamente al pianoforte, alle tastiere. E questo poi grazie a un progetto che avevamo con dei ragazzi a scuola, avevamo formato una piccola band, eravamo ragazzini, avremmo avuto 13 anni, 14 anni, abbiamo cominciato a muovere i primi passi nel mondo musicale da lì e poi è stato un excursus continuo, gli studi in conservatorio, le esperienze con le varie band e fino a oggi, poi sono qualche anno adesso che tu lo sai, mi sto concentrando anche nell'attività editoriale, ho pubblicato anche dei libri non solo di argomento musicale, ma anche di narrativa, poesie. Quindi diciamo che la mia visione artistica non è solamente musicale, ma è su vari spazi in varie forme, in varie arti. Per quanto riguarda la musica, quindi più o meno una storia anche del tuo passaggio attraverso vari generi, perché fai tanti generi musicali, no? Quindi più o meno quando è cominciato il periodo magari più classico, più rock, più pop, quando hai scoperto un po' tutti questi mondi, diciamo? Guarda, io nasco inizialmente, chiaramente ho cominciato con la musica pop, chiaramente con la musica pop, con la musica rock. Penso che il mio primo gruppo che ho ascoltato, il mio primo vero gruppo rock che ho ascoltato furono gli Europe, quelli di The Final Countdown, e anche musica italiana. Per esempio c'è mia madre che è molto. Gli piace molto Lucio Battisti, ascoltavo Lucio Battisti, anche musica pop, quindi diciamo che vengo da quel genere. Poi in conservatorio sono approdato alla musica classica, quindi fondamentalmente la mia formazione è classica, perché è chiaramente in conservatorio che ci sono stati i miei studi principali, quindi la mia formazione è classica, quindi Mozart, Bach, Chopin, tutti i vari maestri classici. Però diciamo che la musica pop, la musica rock è sempre comunque stata in me, anche perché ho cominciato le prime esperienze con i gruppi proprio dalla musica rock, dalla musica pop. Quindi da lì poi è stato una continua crescita, una continua scoperta in vari generi musicali, anche la musica elettronica, la musica jazz. Che ho studiato anche in parte in conservatorio, ma alcune cose sono nate anche grazie a me, cioè le ho approfondite da solo, quindi no, non è che ho avuto dei maestri su quel genere lì. I miei maestri sono stati fondamentalmente classici. Poi la mia esperienza con le varie band da solo, con l'esperienza sono andato poi in altri generi musicali. Ecco, infatti ora ho dei progetti sia classici che elettronici, ambient,
comunque di generi vari. Quando c'è stato l'arrivo al conservatorio, non avevo ben capito. Una volta mi hai detto che hai avuto proprio un maestro fisso che era un personaggio molto importante, che era un allievo di un altro storico pianista. È un qualcosa che hai fatto da privato o proprio nel conservatorio? Racconti un po' questa avventura. Sì, allora guarda, io ho studiato con un maestro privato per tanti anni, ho seguito tutto l'iter di conservatorio per anni, che adesso poi il conservatorio è molto cambiato, non è più come una volta che era un'accademia dove studiavi, ti facevi il tuo corso di strumento, che potevano essere 5, 6, 10 anni, il pianoforte era 10 anni, e facevi gli esami complementari e poi venivi diplomato. Adesso il conservatorio è diventato università, quindi io sono capitato nel mezzo della riforma praticamente. Quindi ho cominciato seguendo proprio i corsi di conservatorio da un maestro privato. Poi in conservatorio i miei maestri principali sono stati Walter Fischetti e Carlo Maria Dominici. Quest'ultimo è stato allievo di Arturo Benedetto Michelangeli, il grande pianista Arturo Benedetto Michelangeli, era lui quello che ti riferivi, che sì, diciamo è stato il mio maestro principale perché è quello che mi ha raccontato tanti aneddoti su Michelangeli che in pochi sanno. Mi ha spiegato come affrontare le difficoltà, come si studiano i brani, come si affronta la difficoltà di un brano, cioè tutto un percorso molto preciso, molto interessante che mi ha dato modo proprio di approfondire anche un determinato tipo di repertorio. Quindi sicuramente ecco, la scelta del maestro va sempre fatta in modo molto mirato e oculato, questa è una cosa molto importante. E questo è molto bello perché poi indirettamente si allievi anche dell'altro personaggio che hai insegnato anche. Cioè, a me è capitato una volta di fare una masterclass con Mauro Bonfanti, che è un cantante lirico, un baritono, ma giusto per curiosità, 3-4 lezioni per impostare la voce, anche se non è la voce il mio strumento, ma lui è stato allievo di Pavarotti, quindi io per un piccolo frammento di tempo potrei dire di aver fatto lezioni anche indirettamente con Pavarotti. Quindi questa è una cosa molto affascinante. E sembra un qualcosa quasi di medievale o rinascimentale, il maestro proprio classico di un certo tipo che ha un alone leggendario quasi, no? Che ritorna questa cosa qui. Infatti Ma mi sì, raccontavi di alcuni assolutamente. allievi che vivevano proprio con l'insegnante in questi atenei particolari, no? Sì, il maestro Dominici praticamente lui ha vissuto per anni con Michelangelo, nella stessa casa di Michelangelo, che poi non so se lo sapevi o perché tanti non lo sanno. Michelangelo poi esiliò dall'Italia, ci fu un periodo che visse in Svizzera perché ci fu tutta una serie di cause legali con la sua ex casa discografica. Quindi andò a vivere in Svizzera e mio maestro lo seguì praticamente, quindi visse con lui proprio per quasi 8 anni, nella stessa casa proprio. Quindi proprio. Ma una volta il sapere era questo, cioè tu vivevi proprio in casa del maestro, cioè era proprio un rapporto simbiotico quasi, quindi approfondivi tutti gli aspetti, sia quelli della materia che studiavi, sia aspetti personali, tante cose, quindi cioè proprio entravi proprio in comunicazione stretta con l'insegnante che c'era. Poi riguardo quello che hai detto prima, assolutamente bisogna avere anche nozioni non solamente dello strumento che suoni o che studi, ma anche di altre materie. Io, per esempio, ho cantato per vari anni in coro, io ho cantato molti anni nel coro della Filarmonica Aquilana, ho fatto esperienze con l'Adriatico, la Filarmonica Adriatica, per quasi 5 anni, quindi è una cosa che mi ha aiutato molto per l'orecchio, per esempio. Ovviamente non sono un cantante, non ho la voce impostata da cantante, però, è molto utile per l'esperienza, per l'orecchio, è formativo. Quindi bisogna avere più nozioni possibili. Io, per esempio, conosco tanti pianisti, anche molto bravi, virtuosi, che padroneggiano senza problemi pagine di Chopin, Liszt, Mendelssohn, Schumann, tutti i grandi repertorio classico. Però, per esempio, hanno molte lacune sull'accompagnamento nella musica da camera, nella trascrizione, non sanno scrivere, non sanno comporre, per esempio, una linea melodica, una fuga a due voci, non la sanno scrivere, per esempio. Queste purtroppo sono lacune perché chiaramente se ti concentri molto su un determinato tipo di repertorio poi tralasci altre cose. Quindi bisogna sempre vedere poi uno che obiettivi ha, che cosa vuole fare, che ambizioni ha. Questa è la cosa fondamentale. Però tutto serve, ecco, non bisogna tralasciare nulla.
Ma poi il nome del tuo maestro sembra quasi molto simile a un altro nome particolare di un famoso gruppo rock e metal che a te piace molto, i Dream Theater, no? E lo Ah, sappiamo che Dominici. James LaBrie si chiama questo nome, possiamo dire. E hai fatto anche dei progetti che omaggiavano i Dream Theater, omaggiavano Malmsteen, quindi questo tipo di rock e di metal. Ci si è arrivato, come mi hai spiegato, assieme al pop, alla classica, insomma, un mix. E oggi ancora fai un po' questo genere unendolo a tutte le altre passioni. Quindi io ho sentito, per esempio, del progetto TZD, che c'è un modo di suonare, di comporre, molte volte pezzi strumentali, giusto? Però che con un chitarrista o anche tu da tastierista solamente, con delle piccole atmosfere minimaliste, poi si arriva un po' come Beethoven a esplodere in un qualcosa di quasi cinematografico. Spiegami bene com'è nato. Sì, io ho fatto parte per anni di varie band, ho avuto proprio una tribù band di Malmsteen per quasi 5 anni. Eravamo prima Seven Sign, poi Alchemy. Poi per un periodo ho avuto una tribù band Dream Theater, poi in passato ho fatto parte di tribù band Europe, quindi quello è stato il mio genere con cui mi sono formato per quanto riguarda l'aspetto di band. Il progetto ZAD è un progetto che porto avanti io, non è una band vera e propria, è un progetto mio, dove chiamo poi a collaborazione vari artisti, vari musicisti. Le parti le scrivo quasi tutte io, ecco, a parte i soli chitarristici che li lascio ovviamente, magari io metto l'idea principale, poi la parte più consistente la fanno ovviamente i chitarristi con i loro strumenti. E scrivo tutto io, arrangio io, quello è, ecco, un progetto strumentale che tocca vari generi, perché va dall'ambient all'elettronica al metal al progressive. Non, è un progetto che non ha un solo genere, ma tocca vari stili, vari generi in qualsiasi ambito. Ecco. Poi a me piace molto sperimentare, no? Quindi non piace fossilizzarmi solo su un genere o solamente su un particolare, piace andare più su varie esperienze. Per far capire già al pubblico, due brani interessanti sono per esempio l'Opus 5 e Sidereal. L'Opus 5 è praticamente un preludio di Bach riarrangiato in un modo, secondo me, molto anche moderno, credibile e anche originale, che può richiamare proprio anche Vangelis, con dei synth, elettronico, molto atmosferico, mentre Sidereal è affascinante perché noi quando sentiamo il disco chitarristico, supponiamo di un Joe Satriani, Steve Vai, chiunque possiamo dire, anche chitarristi importanti. L'esecuzione, diciamo, del riff o dell'assolo, poi invece c'è una base, un tappeto proprio cinematografico quasi, minimalistico, sinfonico, su cui poi arriva una chitarra che può essere melodica, così come può essere virtuosa. Quindi anche per chitarristi, se vogliamo, non è il classico disco solo per imparare la chitarra, o per fare l'assolo, diciamo, tipicamente virtuoso. Quindi è proprio una ricerca particolare che ti colpisce anche come strumentale. Il disco strumentale di solito è tecnico, è di esposizione, di un'abilità, di esibizione. Qua è tutto un quadro, appunto, mi verrebbe da dire, no? Un po' Akira Sì, Kurosawa, Dreams, quello quelle cose un po'. sì, quello sì. Ora, Opus 5 è praticamente un fraseggio bachiano, è proprio un fraseggio bachiano che ho riarrangiato per sintetizzatori. Sono quattro sintetizzatori, quindi con arpeggiatori, lead, pad, synth. Mentre Sidereal è una traccia che ho realizzato in collaborazione col chitarrista Alessandro De Fusco. Dove praticamente sì, spaziamo dal metal più classico fino al progressive, si può dire. Che sai, poi come hai sentito, io strizzo molto ai fraseggi chitarristici, proprio lì cerco sempre di integrarli nella parte, no? Quindi laddove possono essere utili e dove. Cioè, servono, richiede un bel intervento di chitarra. Io sono sempre disponibile, non ho preferenze su questo, quindi anzi, io lascio spazio molto anche alle idee degli altri, perché comunque ognuno viene da esperienze diverse, quindi ognuno a modo suo può essere utile per scrivere un bel lavoro, per fare un bel lavoro. Sì, poi la chitarra, hai scritto anche poi dei libri sul rapporto chitarra-pianoforte e su come sono opposti e complementari.
Infatti, anche per chi non è esperto, diciamo che semplicemente possiamo dire, anche per i non addetti ai lavori, che il modo di intendere la melodia e gli accordi per il pianoforte, laddove è facile per il pianoforte, è difficile per la chitarra e viceversa, e certe posizioni sono più adatte a uno strumento che all'altro. Quindi, se tu improvvisi su una tastiera o su una chitarra sulla stessa linea di accordi, sullo stesso ritmo, vengono frasi completamente diverse, e quindi integrarle aiuta ovviamente la fantasia creativa, come un'orchestra poi. Sì, quello ora, il libro di cui parli tu è il libro Il repertorio per pianoforte e chitarra, edito da Edizioni del Faro. Diciamo lì entro più nel merito di un discorso classico, perché diciamo nel repertorio classico pianoforte e chitarra sono due strumenti che non hanno un repertorio molto esteso, a differenza di pianoforte e violino, pianoforte e flauto, pianoforte e voce. Perché sono due strumenti che cozzano un po' fra loro a livello di sonorità. Quindi in realtà i maestri classici non hanno prodotto tanti lavori di quel genere. Quindi in quel libro io passo in rassegna tutti i lavori che ho reperito finora. E chiaramente sono due strumenti che vanno dosati molto bene, sia per le dinamiche che per le sfumature timbriche. E chiaramente il pianoforte sovrasta la chitarra. Quindi c'è bisogno di creare diciamo un compromesso fra i due, ecco. Quindi devi cercare di trovare un bilanciamento di sonorità che vada bene, perché poi chiaramente il pianoforte ha una sonorità talmente ampia che la chitarra la copre del tutto. Quindi, per esempio, quando suonavo nel duo Musicis col chitarrista Lorenzo Pezzopane, avevamo trovato questo sistema di tenere il pianoforte col coperchio abbassato e il pedale da sordina inserito, in modo che così bilanciava un po' le dinamiche. Chiaramente è un repertorio particolare quello, usiamo un libro per chi già è esperto un po' del genere, però che chi gli interessa quel tipo di repertorio può trovarlo sicuramente interessante. Eh sì, poi nella storia recente hanno provato un po' tutte le coppie e i tri, diciamo, di strumenti particolari, perché c'è un repertorio anche per piano e organo, addirittura di Messiaen. E poi una delle melodie più belle della musica classica, secondo me la composizione melodica più bella in assoluto, il tema del concerto per pianoforte e orchestra di Tchaikovsky in Si bemolle. Quello è proprio un esempio particolare dove il pianoforte riesce a cavarsela, diciamo, con l'orchestra alla pari, e creano un lirismo eccezionale, quindi si Ma può guarda, fare ormai anche. trovi di tutto praticamente. Io, per esempio, al mio esame di laurea portai una composizione per pianoforte e chitarra elettrica di Certo. un compositore contemporaneo. Quindi chiaramente sono cose particolari, non sono chiaramente repertori che incontri spesso. E poi, se vogliamo andare sui compositori moderni, puoi trovare addirittura pezzi per pianoforte e theremin, quindi organici inusuali. Pezzi per pianoforte, per esempio, e contrabbasso, che sono due strumenti un po' particolari insieme, Anche capito? pianoforte e strumenti tipici giapponesi, perché no? Sì, ci sono, ecco, questa è una cosa tipicamente dei compositori asiatici che fanno questo tipo di sonorità. Per esempio, Toru Takemitsu è uno di questi. Toru Takemitsu ha integrato gli strumenti della sua terra, del Giappone, con strumenti occidentali, quindi ha scritto opere per pianoforte, shakuhachi, pianoforte per shamisen. Chiaramente quelle sono cose particolari, non si seguono neanche tanto spesso, quindi sono cose molto particolari, però non c'è limite alla fantasia, se uno volesse può Sì. Diciamo, fare di tutto. quindi oltre al mondo occidentale c'è un collegamento anche con altre tradizioni, anche più esotiche, di cui parli anche nei libri. Infatti hai fatto dei libri anche al di fuori del mondo della musica, che prendono un po' spunto anche da discipline orientali, insomma, poesia. Spiegami bene un po' questo melting pot, diciamo. Rimanendo nell'ambito musicale, per esempio, la musica colta europea è l'unica musica che è scritta, per esempio. Tant'è che infatti la musica cosiddetta classica colta europea è molto più elaborata di tutte le musiche di altri popoli, di altre civiltà, perché è musica misurata, quindi è musica scritta, musica proporzionale. Altre culture non ce l'hanno questa concezione, anche perché è musica tramandata oralmente, quindi molto spesso è ripetitiva. Non ha il senso della misura, non ha il senso della dimensione, quindi
chiaramente hanno un'altra concezione, quindi questa è la cosa da ricordarsi spesso. Quindi la musica occidentale è una delle tante musiche della terra, ma è anche la più elaborata perché è scritta, cosa che non hanno altre culture, per esempio. E per quanto riguarda il discorso delle filosofie orientali, io pratico, sai che pratico ormai da anni, pratico karate da anni, quindi comunque anche questa è una cosa che poi si sposa molto bene anche con la disciplina musicale, perché in entrambe serve comunque dedizione, costanza, disciplina, quindi è tutto collegato fondamentalmente, non è che sono cose a parte, come tutte le cose sono collegate e richiedono impegno. Poi certo, per esempio, tanti concertisti, tanti maestri, molto spesso seguono anche filosofie yoga, pratiche yoga, proprio perché l'aiutano nella concentrazione. Quindi sicuramente sono cose che aiutano sempre e possono sposarsi bene con queste, con le varie attività. Si era bloccato per 5 secondi il video, ma si è capito che pratichi delle discipline Ah. orientali che si collegano bene col metodo, con la musica, quindi comunque Esattamente. abbastanza chiaro. E quindi comunque questa profondità, diciamo, anche spirituale, filosofica di alcune civiltà l'hai trasposta anche come autore, non solo come musicista, in determinati libri. Ci sono libri di poesie. Quanto Sì. c'è di tutte queste esperienze in questa cosa qui? Praticamente c'è tutto, perché nei miei libri di poesie, che poi sono aforismi in realtà, non sono proprio poesie, condenso tutto il mio pensiero di vita, il mio pensiero, le mie concezioni, i miei ideali, quindi su come vedere la vita, come vedere la musica, come vedere le varie esperienze, anche quelle negative, perché anche le esperienze negative, anche se fanno star male, fanno soffrire, comunque servono nell'esperienza a capire gli errori che sono stati fatti, a quelli che vanno evitati. Quindi è il mio pensiero, ecco, quello è il mio pensiero. I miei libri di poesie e di racconti sono editi per la Costa Edizioni. Quindi chi volesse approfondire può andare sul sito della Costa Edizioni e troverà tutti i miei lavori. C'è anche proprio delle storie inventate, narrativa, ci sono delle. Sì, adesso guarda, adesso credo forse a gennaio ormai, a dicembre, non credo che faremo in tempo, verrà pubblicato il mio terzo libro di aforismi per la Costa Edizioni, quindi sì, è una cosa che in pochi sanno, ecco, lo dichiaro adesso, e quindi sarà il mio terzo lavoro. Il primo, Riflessione di un artista, è quello, diciamo, fa una panoramica sul mio pensiero. Il secondo, Parole e immagini, già scava più in profondità, mentre il terzo è un continuo di parole e immagini. Non svelo ancora il titolo però. Ancora il titolo Certo. non lo voglio svelare. Ti piacerebbe unire le due cose, magari scrivendo una storia più o meno realistica o anche fantasy che poi puoi trasporre anche in musica? Mi ricordo che hai fatto degli esperimenti nei quali cercavi di far leggere a un attore alcuni dei tuoi aforismi con un sottofondo musicale che re rende molto bene nei recital teatrali. Sì, abbiamo fatto questa cosa e è stata realizzata. C'è una traccia sul mio canale YouTube, c'è una traccia che si chiama Vite. E con delle basi musicali, dove c'è un attore che interpreta proprio i miei aforismi, le mie poesie, come voce narrante e musica. Quindi è stato fatto e sto collaborando attualmente con un cantautore e scrittore, Davide Cattucci, con cui stiamo realizzando delle musiche nostre, delle canzoni nostre, sia in forma canzone cantata che in forma recitata. Dice, si è creata proprio questa collaborazione tra noi. Io sono sempre aperto a collaborazioni proficue, non tanto dal punto di vista economico, tanto dal punto di vista di esperienza. Stando anche a Roma, magari prendendo vari episodi che ti toccano, che ti piacciono, li potresti traslare e anche una musica semplice, pop, anche appunto pianoforte e voce, citando un cantautore che ha portato il pianoforte nel pop come Venditti, si potrebbero riapprezzare proprio quelle atmosfere dove lui in ogni canzone ti racconta proprio una storia, ti fa immergere in un mondo suo. C'è ogni cosa, ogni genere merita la sua attenzione. Io attualmente non sono un grande ascoltatore di musica italiana, anche se conosco tanti musicisti che hanno collaborato con vari cantautori importanti. Ad esempio, conosco molto bene il pianista di Baglioni, ho conosciuto il pianista di Ligabue, ho fatto un corso con lui nel 2010, quindi mi hanno raccontato un po' tutte anche le loro vicende. E sì, tutto è utile,
E il pianoforte è uno strumento poi molto versatile, uno strumento che puoi adattare in qualsiasi contesto, quindi dalla musica pop addirittura anche la musica elettronica, volendo ci sono, puoi anche creare delle tracce pianistiche nella musica elettronica, cioè è uno strumento molto, molto versatile. Poi detto, se uno ha fantasia, ha idee, ha progetti, fondamentalmente puoi fare tutto, Sì. basta avere l'idea giusta, l'idea, quel qualcosa che ti fa spingere a farlo, capito? Quindi. Come no, come cantautori ci ha portato molto nella musica italiana perché prima andavano molto di moda quelli che si accompagnavano con una semplice chitarra acustica sapendo fare qualche accordo, no? Da quando è arrivato Venditti e qualche altro, si è riaperto un mondo dove noi effettivamente scrivevamo belle cose, ma avevamo un gap rispetto a un americano che magari si accompagnava con un pianoforte facendo blues, jazz, di tutto, insomma. Sì, Invece lì, piano piano, diciamo siamo un che po' ecco, estesi. l'idea di cantatore è quasi subito associata alla chitarra, no? Alla chitarra che si accompagna a Battisti, Maglioni, Pino Ligabue, Daniele. Paglione. Pino Daniele era un chitarrista veramente eccezionale, cioè non era un chitarrista che se, Pino Daniele era un chitarrista eccezionale perché comunque lui, a parte i musicisti che aveva, che sono eccezionali, ma lui faceva proprio dei fraseggi molto belli, molto interessanti con la chitarra, quindi non era proprio uno qualsiasi. E sì, alcuni cantatori, ad esempio, mi ha detto Venditti, sì, Cocciante per esempio, Cocciante è un altro di questi che utilizza il pianoforte per accompagnarsi durante le canzoni, quindi. Già viene da una cultura anche estera, perché la madre è francese, peraltro, mi sembra. Sì, E quindi mi sembra che sì, origini francesi, mi sembra. veniva già da quella Quindi, cultura, sai, alla Burt Bacharach, questi qua che si accompagnano nelle sì, queste c'è situazioni. per esempio anche Richard Clayderman, no, che ha scritto musiche strumentali, diciamo è un pianista pop, Richard Clayderman è il tipico pianista pop, ha scritto la famosa Ballade for Adeline, no? Quindi quella è un genere, quindi, vedi, per esempio il pianoforte si adatta anche molto bene alla musica pop, anzi è uno strumento proprio che per il pop va benissimo. Quindi Gaetano Curreri, il tastierista degli Stadio, per esempio, Certo. lui ha quello che ha scritto poi gran parte delle musiche di Venditti insieme a Fabio Liberatore, scusa, di Venditti di Film di Verdone con Fabio Liberatore, che ho conosciuto quest'estate, è una persona eccezionale. E quindi cioè, il pianoforte è centrale nelle musiche di questi artisti. Una tua idea, diciamo, sul presente e sul futuro in generale, sia come qualità proprio estetica della musica in Italia, nei generi che conosci, sia poi vedremo anche sul lato lavorativo e di prospettiva proprio vera e propria. Per quanto riguarda i miei progetti, io sto portando avanti adesso dei progetti classici con un oboista, poi quell'altro progetto con Davide Catucci, poi con una cantante che proponiamo dei brani nostri. Ho scritto delle liriche su poeti italiani, Ungaretti, D'Annunzio, quindi le stiamo cercando di portare agli eventi, ai concerti. Adesso ce ne avremo due a dicembre. E procediamo su quella strada, poi porto avanti i miei progetti personali, ZAD, quelli che abbiamo elencato prima, Quasar, un altro progetto mi piacerebbe riprendere. Il futuro della musica. Il futuro della musica in Italia è controverso perché per quanto riguarda la musica metal, purtroppo l'Italia sta molto indietro rispetto ad altri paesi su questo. È un peccato perché poi abbiamo veramente musicisti bravi. Musicisti veramente di talento che purtroppo non hanno modo di emergere, non hanno modo di farsi conoscere, un po' perché purtroppo tante cose vanno avanti per conoscenza, un po' perché mancano i soldi, perché purtroppo sono quelli che portano avanti il tutto. Quindi, però ti assicuro che ci sono veramente tanti, tanti musicisti molto bravi, di talento. Su cui varrebbe veramente la pena di investire e di valorizzare, quello sicuramente. Purtroppo in Italia non c'è la cultura dell'essere musicista come professione. Purtroppo questa noi non siamo neanche riconosciuti dallo Stato, ti dico solamente questo qui. Quindi diciamo che il tuo futuro te lo devi costruire un po' da te, devi cercare di trovare la giusta strada su quello che fai, sui tuoi progetti. E soprattutto ci devi credere, che tanti, per esempio, sento tanti, tanti che si scoraggiano, purtroppo li capisco, però bisogna crederci.
crederci sempre e non lasciarsi scoraggiare, anche se purtroppo poi siamo in un'epoca abbastanza di declino, quindi è tutto purtroppo difficile, quindi questo peggiora ulteriormente le cose, però ti assicuro che i musicisti bravi sono tanti in Italia e andrebbero valorizzati. L'idea estera come la vedi? Mi dicevi che paradossalmente ha avuto molto più riconoscimento da fan, diciamo, sconosciuti. Anche. Abituati anche a fare acquisti di questo tipo, perché anche adesso la dischi è diversa, non sono più dischi, sono più basi, album digitali. È Sì, un adesso i po' un dischi, mondo particolare, insomma. praticamente, i dischi fisici praticamente non si acquistano più, quindi è tutto online. E bisogna un po' anche adattarsi. È un peccato perché io sono nostalgico del disco, quindi, però purtroppo bisogna adattarsi un po' al mercato, quindi se no non si evolve e rimane indietro. E sì, diciamo che i riscontri maggiori ce l'ho avuti anche qui. Ho visto che, per esempio, mi acquistano molto. Le musiche che vendo sulle piattaforme e anche su Spotify sono ascoltato molto negli Stati Uniti, in Germania, in Giappone, in Australia, ma perché lì è diversa anche la concezione, cioè lì è la figura dell'artista, del musicista, una figura valorizzata, e lì se hai delle potenzialità e comunque hai delle qualità, non perché voglio sembrare presuntuoso perché ci mancherebbe altro, però lì sei valorizzato. Quindi chiaramente lì c'è proprio un'altra cultura, soprattutto in Giappone. In Giappone c'è proprio la cultura della musica. Loro, ad esempio, la musica europea la adorano. Anche negli Stati Uniti, soprattutto la musica italiana, soprattutto se sei italiano, lì ti adorano. Quindi certe cose vengono valorizzate di più. Come si dice, no? Nemo profeta in patria, no? Nessuno professare in patria, quindi chiaramente il merito va riconosciuto fuori, no? Sicuramente, ma poi sono stato anche in alcuni di questi paesi, credo che noi lo diamo per scontato, questa è un'altra cosa tipica. Esatto, cioè non valorizziamo quello che abbiamo, questo purtroppo è un grosso problema, perché l'Italia veramente potrebbe veramente essere il fiore all'occhiello del mondo per tutto quello che abbiamo. Tu pensa che metà del patrimonio artistico mondiale sta qui, quindi Davvero immagina che tesoro grande, sì. che abbiamo, sia a livello artistico, architettonico, pittorico, musicale, perché... Tu pensi che il pentagramma l'ha inventato un italiano, la scrittura musicale l'ha inventata un italiano, quindi. Sapevo. No, perché la musica è un campo particolare dove si è riusciti ad andare anche oltre la classicità che dice, vabbè, il patrimonio, come dici tu, è per lo più appannaggio di civiltà storiche come Italia, Grecia, India, Cina, i più grandi musicisti classici sono del centro-sud Europa, diciamo Bach, Beethoven, sempre la zona Austria, Germania, anche se l'Italia ha avuto Vivaldi, Verdi e compagnia bella, però in effetti in modo diverso l'italiano ha comunque fatto il suo intervento, magari anche più ingegneristico, per esempio. Gli italiani hanno inventato anche il violino, da quello che ricordo. Muzio Clementi, che studio anch'io come studente di pianoforte, fabbricava i pianoforti. Quindi l'italiano ha contribuito in un modo particolare alla musica rispetto alle altre arti, giusto? Sì, diciamo che la culla dell'arte in generale è stata sempre l'Europa, soprattutto la Grecia e l'Italia. La Grecia per quanto riguarda le arti classiche, l'Italia poi per tutte le arti pittoriche e tutto il resto. T'ho detto, tu pensi che la scrittura musicale l'ha inventato un italiano, quindi poi tanti musicisti esteri, anche in Germania, in Inghilterra, in Francia. Se non c'era l'influenza italiana non sapevano neanche che cosa scrivere, quindi cioè, tutto è partito da qui, quindi immagina che chiaramente tutta la culla dell'arte e della musica è tutta qui. Purtroppo il problema è che non è valorizzata, questa è la cosa paradossale. Se tu pensi anche che il pianoforte l'ha inventato un italiano, il pianoforte, il primo modello di pianoforte l'ha inventato un italiano, si chiama Bartolomeo Cristofori, che... Mi senti Mauro? Certo. Sì. Perché si è bloccata l'immagine, quindi non ti. Ok. Sì, l'ha inventato un italiano e poi pensa che l'idea l'ha sviluppata un tedesco, Gottfried Silbermann. Quindi, capito, ti fa vedere insomma, che la carenza il problema qual è, capito? Che le idee migliori ce l'hanno avute sempre gli italiani, poi gli altri le hanno portate poi a sviluppo. Anche quando ascoltiamo musicisti che sono tutti quanti, per esempio, di origini più orientali, che aggiungono
qualcosa di extra, il classico lirismo slavo, si dice, no? Di Chopin, o la sperimentazione di Bartok, o i mostri sacri della musica anche russa come Dvorak, quelle tu le vedi più come delle ulteriori evoluzioni di un discorso già nato, dove poi arricchiscono con le influenze anche non occidentali e portano il tutto al culmine, no? E ci sono stati, ecco, tra gli artisti stranieri, ci sono stati grandissimi nomi. Tu pensa anche lo stesso Bach, era per esempio un ammiratore della musica italiana, quindi Bach, tant'è che ha trascritto delle partiture di Vivaldi, per esempio, pur non essendo stato mai in Italia, Bach ha trascritto delle partiture di Vivaldi, quindi era un ammiratore della musica italiana, dello stile italiano. E comunque anche altri artisti esteri, comunque. In tanti si sono formati in conservatori italiani e comunque erano ammiratori della dell'irismo italiano, della musica strumentale, dell'opera italiana, quindi anche se poi hanno integrato questo stile nelle opere loro, che erano dei loro paesi. Affascinante, per esempio, concerto di Bach per organo, cioè lui riesce a trasporre un famoso concerto per due violini di Vivaldi sull'organo, i violini che si trasformano in un brano di organo. Quello è stato proprio il colmo per me, cioè, la prima volta che l'ho sentito è pazzesco. Sì, quello, ma ho detto Bach poi scrisse anche il concerto italiano, per esempio, il famoso Ah, concerto certo. italiano che io portai a suo tempo all'esame di diploma, praticamente è stato scritto perché proprio Bach ammirava lo stile italiano, quindi alcune opere, mi sembra l'estro armonico di Vivaldi, le trascrisse per organo, per quattro clavicembali, quindi insomma, cioè l'Italia in qualsiasi musicista, anche straniero, c'è sempre stato, quindi questo è l'idea. Purtroppo, vedi, in Italia, in patria, non c'è questa valorizzazione dell'artista, purtroppo. Questa è una grossa carenza su cui bisognerebbe lavorare molto. Eh sì. Tu sei anche un insegnante, che consigli dai, diciamo, sia agli insegnanti che agli studenti oggi per svolgere un buon lavoro e formarsi e formare nella maniera migliore? Beh, allora, l'insegnante sicuramente è di seguire le attitudini dell'allievo, cioè di seguire le richieste e le attitudini dell'allievo, perché poi chiaramente non è che ognuno vuole fare solamente classico, c'è cioè chi vuole fare anche musica jazz, chi vuole fare musica pop, quindi bisogna ascoltare un po' le esigenze di tutti, anche perché non tutti hanno le stesse ambizioni, quindi quello è molto importante. Non è che si può usare un sistema unico per tutti, quindi c'è chi vuole fare una cosa, chi ne vuole fare un'altra. Per gli studenti, chiaramente quello che consiglio è la pazienza. La pazienza, anche se non avete ambizioni di esami, di concertismo, comunque l'impegno ci deve stare, seguite sempre i consigli dell'insegnante, non fate di testa vostra, perché chiaramente facendo di testa vostra c'è la legge di Murphy che sicuramente sbagli, quindi fidatevi dell'insegnante che avete, se avete dubbi chiedete. Comunque di avere pazienza, ecco, quella è la cosa importante, come tutte, perché i progressi si vedono lentamente, solamente con l'applicazione. Non ci sono strade su questo, cioè poi chiaramente c'è il talento, le attitudini, poi ognuno viene da esperienze diverse, c'è chi ha più tempo, chi ha meno tempo, tante cose, però di fatto resta che è l'impegno quello che ti fa migliorare, l'impegno giusto e la guida giusta quello che ti fa migliorare. E poi la cosa bella sulla quale io rifletto molto è che oggi ci sono tutte le possibilità, al di là, per assurdo, no? Al di là della mancata valorizzazione della musica, come dovrebbe essere tutto quanto, perché io a volte penso, quando provo anch'io a scrivere qualcosina, ma se fossero vivi Mozart e Chopin, ok, forse sarebbero anche degli impiegati, oggi è vero, però con i mezzi che abbiamo oggi scriverebbero in un mese, probabilmente con i nostri computer, con tutte le facilitazioni, 50 sinfonie. E allora mi sono chiesto, cioè, un attimino, c'è un bel patrimonio che anche solo per riconoscenza noi dovremmo anche così scrivere anche per la fortuna che abbiamo, provare a fare musica. Guarda, penso che un Mozart, se esistesse oggi, forse impazzirebbe con tutto quello che si sente oggi, quindi Certo. probabilmente. Ma tu pensa che anche a suo tempo Mozart oggi è considerato un genio ed era un genio, per carità. Però a suo tempo, per quando l'epoca in cui è vissuto lui, era considerato un musicista normale, un musicista comunque nella media, ecco, non era, per esempio, era molto più valorizzato Salieri, per esempio, che era il suo contemporaneo. E quindi molto spesso, ecco,
Anche Bach stesso, per esempio, Bach stesso in vita era conosciuto solamente nei suoi confini nativi, quindi nella Turingia, nella Sassonia, non era conosciuto all'estero, per esempio, fuori dai confini nazionali. Ed era considerato un musicista, un artista tutto sommato obsoleto, quindi è stato riscoperto 80 anni dopo la morte. Quindi, cioè, bisogna sempre rapportarsi all'epoca in cui questi artisti hanno vissuto, capito? Quindi io penso che con Mozart oggi forse impazzirebbe con tutto quello che c'è. Quindi certo, sicuramente oggi Anche siamo più questa è una facilitati, visione. perché abbiamo tanti mezzi. All'epoca l'unico modo per scrivere musica era comporla, cioè per fare musica era comporla. Cioè, devi mettere lì, dovevi avere già in mente quello che scrivere praticamente. Quindi già dovevi avere, scrivendo una sinfonia, dovevi avere l'idea delle voci, dell'orchestra, dell'organico. Chiaramente non è che avevano le tecnologie di oggi, tutte i software e quant'altro, quindi la musica stava già nella loro mente, per quello oggi sono visti come dei geni assoluti. Oggi diciamo che è relativamente più facile scrivere musica perché siamo facilitati dai software, dal fatto anche che se abbiamo dei dubbi, abbiamo delle cose, abbiamo comunque possiamo andare a cercare una guida su YouTube, su vari canali che ci aiutano. Anche se poi anche quello bisogna prenderlo sempre con parsimonia, perché comunque molto spesso ci sono dei contenuti che sono sempre di dubbia utilità, quindi bisogna sempre essere, cioè una guida serve sempre comunque. No, certo, ma infatti, poi probabilmente tu sei capitato come studente in una fase di mezzo, come mi dicevi, dove i conservatori non solo stavano diventando università e tutto il resto che sappiamo, ma forse si stava cominciando, per il discorso che ti facevo prima, ad avere una mentalità più aperta. Perché io mi ricordo che un altro musicista molto importante che ha solo 10 anni più di te, quei 10 anni sono stati decisivi, perché quando lui era in conservatorio, e riarrangiava con versioni synth, rock, metal o synth pop, i brani classici, la gente quasi inorridiva. Stiamo parlando, insomma, del maestro Misteria che conosciamo e che è un grande musicista, anche lui Grande figura. poliedrico. Magari già nella tua, tra virgolette, epoca, 10 anni dopo, perché sei di soli 10 anni più giovane, non hai avuto questo problema, giusto? Oppure ancora era in una fase di transizione? Guarda, allora, il conservatorio si è molto svecchiato, per fortuna. Tu pensa che il Dipartimento di Musica Jazz l'hanno istituito nel 2000, per esempio, quindi oggi è considerato normale. Adesso, per esempio, hanno istituito, per esempio, anche il laboratorio di musica leggera, musica pop, c'è Certo. anche il laboratorio di musica rock, quindi cose che fino a 20 anni fa, 25 anni fa, erano impensabili queste cose qui. Se tu gli parlavi di cose che non erano Mozart, Bach, Beethoven, Chopin, eri considerato un blasfemo. Quindi addirittura c'erano casi, ti parlo questo fino agli anni 80-90, gente che veniva cacciata dal conservatorio perché suonava in band, in varie band, vari gruppi. Quindi, e ancora c'è qualche nostalgico che c'ha queste. Per esempio, mi capitò quando ho fatto l'esame io. Mi capitò un insegnante in commissione, un purista, diciamo, che storse il naso perché portai un repertorio per un brano per pianoforte e chitarra elettrica, come avevo detto prima, e fece un po' la fascia strana, capito? Cioè, storse un po' il naso, quindi qualcuno ancora c'è, però per fortuna il conservatorio è diventato un ambiente più aperto ora, per fortuna, cioè, si sono resi conto che una svecchiata andava data, perché effettivamente prima era molto più chiuso, tante cose non erano possibili. Infatti Mistilia, che è più grande di me, Giuseppe, che è più grande di me, queste cose le ha vissute molto di più. Quindi lui chiaramente, io sono stato in una fase di mezzo, perché io sono stato tra quando c'era il vecchio ordinamento e la nuova riforma. Quindi diciamo sono capitato nel mezzo del cambiamento, capito? Quindi da questo punto di vista sono stato sicuramente più avvantaggiato di lui, che invece ha fatto proprio studi classici, nel vero senso della parola. Quindi, insomma, le cose erano molto diverse prima. Questo c'è stato sempre nei conservatori oppure è una cosa più di oggi dettata da una chiusura mentale e da un'ignoranza? Perché se ci facciamo caso, dal Novecento in poi c'è stato quasi il teatro dell'assurdo, direbbe uno scrittore famoso francese, non ricordo chi, non so se Camus o Sartre, vabbè, sono comunque simili, perché hanno provato di tutto, sono andati su composizioni dissonanti, atonali, e quindi dalla parte del conservatorio sembra un po' ipocrita dire tu devi essere
classicista, quando magari un po' di storia classica del Novecento è quanto di più lontano, mentre Phil Collins è molto più magari vicino a una musica educata, mettiamola così, all'occidentale, maniera classica. E quindi non capisco se il conservatorio lo faceva per cercare di far tornare tutti in riga o se era semplicemente una chiusura mentale che c'è sempre stata a livello accademico. Ma guarda, l'avversione al nuovo c'è sempre stata, questo anche storicamente è sempre stato così. Ti faccio un esempio, per esempio la saga della primavera di Stravinsky, quando fu presentata nel 1919, fu un fiasco clamoroso, fu fischiata Ecco, io ho addirittura. letto un aneddoto che il pubblico in percentuale abbastanza cospicua vomitò addirittura. È Sì, vero? perché chiaramente non erano abituati a sentire quel tipo di sonorità così percussive, dissonanti. Quindi chiaramente quando ci fu la prima della saga della primavera, ci fu un fiasco che fu fischiata, fu proprio massacrata. Adesso è considerata un capolavoro della musica contemporanea. Diciamo che poi la musica contemporanea da Schoenberg in poi ha preso un po' una strada un po' più perversa, perché poi siamo arrivati a cose all'estremo. Cioè, per esempio c'è un'opera, per esempio si chiama Piano Burning, non so se l'ha mai sentita, di una compositrice contemporanea, dove c'è un pianoforte che viene letteralmente dato a fuoco, e praticamente vengono suonati degli accordi col crepitio del fuoco sotto, oppure il famoso 4:33 di John Cage, dove stai 4 minuti e 33 secondi in silenzio, oppure Ionization di Varese, dove si sentono di tutto sotto, ambulanze, sirene, percussioni, pianoforti che fanno accordi dissonanti. Quindi siamo andati poi in una direzione un po' troppo estrema. E poi siamo ritornati poi al tonale, perché adesso la maggior parte delle musiche adesso sono tutte tonali. La musica contemporanea, nel vero senso della parola, quella di Stockhausen, Berio, Poulez, quella lì è rimasta confinata in un settore suo, che poi è poco eseguita perché non ha mercato. E poi è difficile sia da suonare che da comprendere, quindi quella è rimasta poi confinata in una cerchia molto ristretta. Adesso siamo tornati ampiamente al tonale. La musica contemporanea adesso sono sonorità più minimali, per esempio Iruma, Sakamoto, Einaudi, questi qua sono le musiche contemporanee che vengono eseguite adesso. Quindi ogni cosa al suo tempo. Diciamo quella fase da Stravinsky fino ai primi anni 2000, quindi Luciano Berio, Stockhausen, è stata una fase di sperimentazione. Ecco, qui 30, 40 anni di sperimentazione, che poi hanno prodotto risultati molto discutibili. Ecco, questa è la cosa importante. Però c'è sempre stata un'avversione al nuovo, poi nel tempo poi viene rivalutata. Poi siamo, diciamo, come ogni cosa, quando raggiunge un picco massimo, poi c'è il declino dopo, no? No, poi io penso che ci sia stato proprio un errore anche per un motivo semplice. A me piace anche sperimentare, provare a comporre modale, aprire la mente, vedere il sistema, come ben sai, anche come per esempio maggiore e minore sono alla fine scale diatoniche, quindi a prescindere esiste la scala diatonica, i modi possono essere tutti quanti, a prescindere da come li interpreti. I chitarristi questo lo capiscono molto bene quando fanno i loro assoli. Il problema è che noi abbiamo avuto 400-500 anni e passo, dove c'è stata tutta una teorizzazione, un'insistenza giusta sul sistema tonale con le sue prove acustiche, scientifiche, matematiche, e c'è stata una trattazione, una teoria studiata con l'esperienza. È chiaro che se qualcuno vuole comporre in altri sistemi, imitando lo stesso sistema del tonale, non è che il sistema non tonale non vada bene, semplicemente non abbiamo ancora trovato tutta quella ricetta che ci permette di dare senso a quella cosa lì. Come dire, io conosco solo la tecnica della bollitura. Vedo la pizza che un amido aveva da bollire la pizza come fosse la pasta e no, ha bisogno del forno. Infatti a me è capitato, discorso da addetto ai lavori, che provavo a fare una melodia un po' modale per trovare un'ispirazione un po' New Age o la Vangelis. Inizialmente non funzionava, improvvisando, perché io mentalmente non potevo gestire a intuito dei tempi particolari. Vado a scriverla col computer, tornando al discorso che siamo facilitati, allungo il tempo, qui non il solito 4/4. È più rilassata e più meditativa, esce benissimo, anche se non è un pezzo tonale. Questa è già una piccola dimostrazione che bisogna veramente fare ricerca su ogni aspetto. Anche da studente d'architettura, non mi puoi fare la chiesa gotica come se stai pensando al villino Liberty neoclassico barra barocco, cioè ogni cosa ha degli ingredienti che. E quindi questo, da una parte, ci fa auspicare, secondo me, questa è la mia opinione,
ha un futuro che ha tantissimo potenziale, perché se col sistema tonale hai fatto 400-500 anni e vai ancora avanti, puoi fare anche negli altri sistemi, ma li devi applicare su misura. Non so se sei d'accordo. Sì, assolutamente, assolutamente sì. Poi ogni cosa è figlia del tempo in cui vive praticamente. Adesso, per esempio, io sono sicuro che se fosse vivo un Bach adesso, un Mozart adesso, sicuramente scriverebbero per strumenti elettronici, scriverebbero per Certo. organici elettronici, quindi per chitarre elettriche, per sintetizzatori, sicuramente scriverebbero cose del genere. Nella loro epoca queste cose non c'erano. Quindi chiaramente non lo sappiamo, però sono sicuro che se ci fosse un Mozart, un Bach oggi, sicuramente scriverebbero per questi organici. Quindi bisogna sempre vedere le cose nel contempo e soprattutto avere la visione il più possibile aperta. Non bisogna mai fossilizzarsi solo su qualcosa. Poi il linguaggio musicale è in continua evoluzione. Probabilmente, forse, è una cosa che leggevo, forse fra 500.000 anni probabilmente forse non ci sarà neanche più la scrittura musicale come la intendiamo noi, forse probabilmente sarà tutto un sistema di algoritmi matematici, non lo sappiamo ancora. Questa è una cosa che stavo leggendo l'altra volta su un blog di un critico musicale che diceva proprio questo, quindi non sappiamo poi in realtà cosa succederà, quindi è tutta una cosa che è in continua evoluzione, capito? Sì, per concludere diciamo che su questo c'è comunque una bella esperienza che mi ha colpito molto tra quelle che fai, forse una di quelle che sembra più apparentemente in sordina per gli standard di oggi, ma che ritorna, ti dà quel ritorno di fiamma a quella cultura anche un po' antica, il bello dell'antico tradizionale, anche un po' dei compositori classici, cioè il lavoro che facevano anche nelle chiese, gli amanuensi o tutti i vari copisti, di appunto scrivere quello che il compositore consigliava o riadattarlo. E questa è una cosa che uno pensa, vabbè, il copista, il maggiordomo di Mozart, no, la stai facendo anche tu nell'attualità. Proprio di compositori che hanno fatto sia la musica, diciamo, classica standard, sia hanno portato le classiche sperimentazioni del Novecento, che poi secondo me sono anche un po' un rigurgito di futurismo applicato alla musica e di voglia di innovazione. Tra questi mi ha colpito molto che sei stato bravissimo a trovare dei compositori non sempre conosciutissimi, ma che poi hanno dato alla musica italiana tanto, esattamente come in alcuni punti potrebbe aver dato, che ne so, Morricone o anche un musicista molto importante. Tra questi, tu hai avuto un incarico molto interessante sulla figura di Luigi Donorà. Ne vuoi parlare? Sì, Luigi Donorà, allora io sono in contatto con i figli di Luigi Donorà, è scomparso purtroppo 2 anni fa. Sì, allora, come dicevo prima, ci sono tanti maestri, tanti compositori molto bravi, ma sia nel contemporaneo che anche nel passato. Infatti il brano che ho portai al mio esame di laurea fu proprio una composizione Contrasti di Donorà per chitarra e pianoforte, chitarra elettrica e pianoforte. L'ho scoperto per caso, perché facendo delle ricerche ho trovato infatti tanti compositori sconosciuti e mi aveva colpito questo maestro istriano. E attualmente sono in contatto con i figli, infatti mi aveva proposto poi Giuliana, la figlia, di creare una sorta di archivio dove praticamente, siccome hanno tanta musica manoscritta del maestro, di ricostruirla e scriverla sul software. Gli ho dato la mia disponibilità, ora mi faranno un attimino sapere come vogliono organizzarsi. Ma in realtà ci sono tanti maestri, ma anche del passato, ci sono tanti musicisti che noi non conosciamo, perché molti sono stati messi poi in ombra da più grandi. Quindi anche quando ho scritto il libro del pianoforte e chitarra, per esempio, ho avuto una corrispondenza col bibliotecario della Library of Congress di Washington, che è la più grande biblioteca al mondo di spartiti musicali, che mi ha mandato una quantità infinita di materiale di compositori mai sentiti in vita mia. Quindi addirittura alcuni neanche risultano nelle enciclopedie ufficiali. Quindi, cioè, ti rendi conto che il materiale è enorme, cioè inquantificabile. Quindi. Infatti, questo è un qualcosa che pure a me incuriosisce ed è attualissimo perché nel giro di 2 o 3 mesi sono stati scoperti un pezzo di Bach e un pezzo di Chopin. Che peraltro a me, a volte, quando ho i miei momenti, aneddoto ironico, diciamo così, per spezzare un po' il ritmo, nichilistici direi da compositore, che è tipico, perché il compositore quando è in crisi o c'è il blocco dello scrittore, cioè non ha idee, che grazie a Dio non mi è mai successo, ne parlarono i Dream Theater in un pezzo che si chiama Wither. John Petrucci ne parlò, oppure non hai il blocco dello scrittore, ma pensi, ma
non valgo più di tanto, anche se sono bravo, la musica è stata già scritta tutta. Allora, se supponiamo c'è questo cliché a mo' di barzelletta che le melodie buone sono state già tutte prese, a questo punto le melodie o le composizioni dei pezzi non ancora scoperti di Bach e Chopin le avrebbe dovute già scrivere qualcun altro. Invece no, le hanno scritte loro, ma le scopriamo adesso. Questa è già una prova a mo' di trabocchetto che ci dà fiducia, ci fa capire che la musica è infinita e soprattutto è molto affascinante questo fatto che io non riesco a capire perché non faccio il lavoro di bibliotecario, ma come sono ancora rimasti nelle segrete, quasi sembra le segrete del Vaticano, no? Tutti questi spartiti che ancora si stanno scoprendo. Quindi, non lo so, le biblioteche quando ricevevano da anni questi carichi di documenti non li hanno ancora finiti di analizzare, cioè come funziona? È molto affascinante questa cosa. Questa è una cosa molto complessa. Per esempio, se pensi che Bach, noi possediamo soltanto una percentuale della musica che ha scritto Bach. Per esempio, Bach scrisse all'incirca 300 cantate e noi ne conosciamo 200 perché tanta musica fu persa poi dopo la sua morte, perché i figli, alcuni le vendettero, altra poi fu perduta. E quindi, per esempio, scrisse 5 passioni, per esempio, noi ne conosciamo solo due. Una solo il libretto, le altre sono andate perse. Tante cantate non le conosciamo, tanta musica strumentale non la conosciamo perché fu persa. Oppure è conservata magari in manoscritti in alcune biblioteche sparse per il mondo, di cui neanche il bibliotecario stesso ne ha conoscenza. Quindi questo è il discorso. Per esempio, ti faccio esempio, una volta sentì una lezione di Marco Frisina, che venne in conservatorio, che disse. Di Domenico Scarlatti, che è conosciuto per le 555 sonate, perché la fecembalo solo, no? L'opera principale di Domenico Scarlatti. E, per esempio, lui operò anche a Roma, al Vaticano, dove scrisse della musica religiosa. Tu pensi che quella musica religiosa, a suo tempo, il bibliotecario dell'epoca, non ritenendo quella musica importante, la vendette a peso carta a un venditore di formaggi. Quindi, capito, fa ridere questa cosa adesso, però. Però per l'epoca queste cose succedevano spesso, perché adesso sarebbe un sacrilegio fare una cosa del genere, però nel loro tempo questi compositori non avevano la fama e l'importanza che gli attribuiamo oggi, quindi molto spesso le loro musiche addirittura erano vendute, erano perse senza preoccuparsi del danno. Probabilmente se noi conoscessimo quelle musiche che aveva scritto Scarlatti a suo tempo, ora la storia della musica sarebbe riscritta, perché Scarlatti è conosciuto per le sonate per clavicembalo, Domenico Scarlatti intendo. Invece scrisse anche tanta musica religiosa che noi non conosceremo mai. Quindi è Questo sì è molto interessante. interessante. Sì. Quindi pensi che comunque l'orecchio musicale sia cambiato, la sensibilità sia cambiata moltissimo negli anni, Certo, è cioè. cambiata perché noi adesso anche nella musica che sentiamo tutt'oggi, noi siamo ormai praticamente abituati all'orecchio tonale, quindi cioè noi occidentali siamo abituati all'orecchio tonale, quindi noi ci basiamo della musica con toni e semitoni. Per esempio, se avevamo l'orecchio di un musicista dell'antica Grecia, non eravamo abituati a questo tipo di sensibilità, quindi ormai il nostro orecchio ormai da 300 anni è abituato al sistema tonale. Quindi, se per esempio vivevamo all'epoca dell'antica Grecia o anche. Ma, avvicinandoci anche nel 300-400, che non c'era ancora il sistema tonale, avevamo un altro tipo di sensibilità al suono. Quindi, cioè, ogni epoca ha la sua dimensione, capito? La sua sensibilità. E quindi è tutto, e questo è il bello poi della musica, no? Che è tutto una scoperta. Bene, no, mi ha fatto veramente piacere, abbiamo toccato i temi più interessanti ed è stato Sarebbe anche molto da dire difficile. su questo, sono cose molto che se uno volesse approfondirle ci sarebbe tanto e troppo da dire. La Quindi. cosa che mi è piaciuta più bella è che siamo riusciti a trovarci una sorta di, come dire, di oasi anche relax, proprio zen, potremmo dire orientale, anche senza toccare dei toni che di solito con le crisi di oggi si fa facilmente ad andare giustamente anche in polemica su alcune cose perché ci sono oggettivamente anche delle crisi, dei problemi, però noi oggi ce ne siamo beatamente fregati, abbiamo fatto benissimo perché abbiamo visto il lato positivo, bisogna essere così secondo me, bisogna Alla grande, vedere assolutamente d'accordo. comunque ciò che è edificante perché tanto le critiche se sono costruttive vanno bene, ma si possono fare a prescindere, come dici tu, nessuno è esente da critiche, tanto più Bach, appunto Mozart. Ci saranno sempre le critiche,
In qualsiasi cosa fai, sai come diceva un filosofo, adesso mi chiedo, mi sembra Aristotele, lo diceva, dice, c'è un solo modo per evitare le critiche, non dire niente, non fare nulla e non essere nulla. Ecco, Quindi quindi non so che tipo di vita riesca a fare a quel punto. cioè, se tu fai, sicuramente la critica prima o poi arriva, quindi, A proposito, mi quindi ero perso quello... l'ultima domandona da questo punto di vista, che adesso mi hai ricordato con questo effetto larva dell'essere umano. Intelligenza artificiale. Ai ai ai, come la pensi? Penso che l'intelligenza artificiale possa essere utile se usata nel modo giusto e contenuto. Bisogna stare molto attenti perché l'intelligenza artificiale potrebbe, se usata nel modo sbagliato, creare solo danni, perché a parte c'è un pericolo anche per la tutela, Privacy. per l'integrità dei dati. Perché veramente sto vedendo delle cose assurde con l'intelligenza artificiale. L'altra volta, per esempio, ho visto un video di canzoni con la voce di Freddie Mercury artificiale, no? Dove sembrava lui, cioè canzoni che Freddie Mercury non ha mai cantato, dove sembrava lui, quindi è una cosa pazzesca. Quindi bisogna stare molto attenti a questa cosa qui, perché se usata nel modo giusto e contenuto in modo ragionato, allora può essere un discorso. Se ne comincia a fare un uso sbagliato, improprio e abusandone, allora lì si potrebbero incorrere in gravi danni e pericoli anche seri. Quindi bisogna stare molto attenti a questa cosa dell'intelligenza artificiale, come tutte le cose poi del resto, eh. Sì, anche perché oggi purtroppo il problema è proprio questa differenza vita reale e vita virtuale, cioè oggi come oggi c'è molta attenzione a una posizione sociale virtuale che però non rappresenta la tua vera vita, e quando magari nella tua vita reale tu hai anche un profilo, per esempio, di lavoro molto più appetibile nella realtà rispetto a quello che uno semplicemente pubblicizza, quindi è una falsificazione, quindi ecco, siamo entrati anche un po' nella polemica, ci può stare una volta. Ma soprattutto, tornando al copista, fra 1000 anni cosa pensano che ne so, In the Air Tonight l'ha cantata Freddie Mercury o Bruce Dickinson rispetto a Phil Collins, per fare un esempio? Cioè, può creare confusione Certo, anche in questo senso. bisogna stare attenti, innanzitutto il discorso quello anche della visibilità, ormai siamo arrivati a un punto dove non conta più quanto tu fai, come le fai, ma conta soprattutto quanti follower c'hai, quanti like hai, e questa purtroppo è Spesso una cosa, sono comprati e sono anche finti, oltretutto. esatto, è una cosa molto triste perché in realtà molto spesso tanti sono comprati e soprattutto purtroppo... molto spesso sono dati poi a persone che neanche lo meritano, quindi questa è la cosa che è grave, capito? Magari perché hanno tanti follower, allora vengono, però non è quello che misura il grado di bravura di una persona, la capacità di una persona. È un E peccato sì, perché poi bisogna appunto non ci stare attenti a questo arricchisce. perché capito? Bisogna stare attenti a questo perché, ho detto, non so come sarà l'intesa la musica fra 1000 e 2000 anni, probabilmente non esisterà neanche più la scrittura. Però bisogna stare attenti perché con l'intelligenza artificiale, per esempio, si possono creare delle cose sbagliate. Poi vai a dimostrare che non è così, capito? Sì, ma la Bisogna tecnologia stare molto. infatti dovrebbe arricchire la tecnologia, come ha sempre fatto, e proporre delle soluzioni per far evolvere la Esatto, la società tecnologia umana. quando è usata, ne è abusata, è usata nel modo sbagliato, non crea che danni. Non crea che danni, quindi bisogna, cioè deve essere qualcosa che migliora la vita, non che la peggiora, capito? Invece di migliorare la qualità della vita, io vedo una sorta quasi di svuotamento, perché questo discorso dei follower, che può significare quantità invece che qualità, superficialità invece che sostanza, pubblicità è centro dell'attenzione a tutti i costi, al di là dei mezzi che tu utilizzi. Alla fine algoritmizza, come dicevi tu, l'essere umano e quindi lo rende quella larva che, proprio perché oggi c'è un problema di insicurezza e di comunicazione, vuole barrarsi, diciamo così, e pararsi da queste critiche, diventando quello che diceva Aristotele: non fare niente, lascia tutto fare alla macchina, la tua immagine virtuale. C'era quel DJ Franchino che diceva: sono la proiezione digitale del tuo io, come proiezione reale del tuo io digitale. Ci aveva già visto in qualche modo che Sì, era un pezzo tecno. vorrebbero creare un sistema sempre più nichilista, sempre più deumanizzato, ma è su questo che infatti bisogna stare attenti, capito? Perché la tecnologia poi quando supera poi una certa soglia, purtroppo può andare a creare questo tipo di problemi. Bisogna stare molto attenti, questo sicuramente sì.
La realtà supera la fantasia, quindi Giovanni o Carlo il vicino a volte può essere più un algoritmo che una persona, a volte è assurdo, ma è Perché se così. tu riduci tutto a un numero, tutto ad algoritmi, chiaramente tu crei sempre una cosa sempre più deumanizzata, sempre più nichilista, sempre più distaccata dalla realtà. Questa è Certo. la cosa su cui bisogna stare molto attenti, capito? E sicuramente con la musica e con la scrittura si può far riflettere su questo e Esattamente, altro, sia a livello razionale sia a livello emotivo. assolutamente. Assolutamente sì, Dai, mi ha fatto piacere, devo dire che abbiamo toccato tanti temi anche a me. interessanti. Abbiamo fatto una bella chiacchierata. E se vuoi invitare anche altri artisti, autori, anche collaboratori nei tuoi progetti, mi farebbe solo piacere perché penso ci possono essere delle riunioni carine che possiamo Sì, organizzare. è in programma. Adesso nei prossimi giorni, nelle prossime settimane ci saranno poi nuove pubblicazioni. Stiamo lavorando su materiale nuovo, quindi insomma ci saranno parecchie cose che bollono in pentola. Va bene, ricordiamo quindi che tu sei attivo per lo più tra Roma come musicista, ma anche in tutta Italia, e anche Sì, Pescara in Abruzzo come autore, editore. come editore, sì, anche come editore, diciamo come attività editoriale in Abruzzo, sì, perché la mia casa editrice è la Costa Edizione, che è presente lì a Pescara. E sì, sono attivo a Roma, dintorni, limitrofi, ma diciamo anche in tutta Italia. Lavoro su ampie parti del territorio, ecco. Sì, insomma, quindi ti possono contattare Sì. studenti, musicisti. Andrea Balzani oppure Linktree Andrea Balzani, quelle sono le mie pagine dove c'è tutto collegato. Perfetto. Grazie Mauro, ci vediamo allora. A presto, Grazie a te. Un abbraccio. ciao 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 ciao.